Ragazzi, benvenuti a questo video vlog che ho deciso di fare. Sono Tomato, giusto per chiarire, e ho deciso di fare questo video vlog per, diciamo, illustrarvi un po' il programma che abbiamo intenzione di fare io e Lopelo per quanto riguarda il canale quest'estate. L'estate è il periodo migliore per tutti per fare delle attività, diciamo, extrascolastiche, che può essere sport, passatempi, e ovviamente fra queste cose ci sono anche i gameplay. E di conseguenza quest'estate io e Lopelo abbiamo intenzione di fare molti video, molti gameplay, perché avremo molto tempo libero, riusciremo a vederci più spesso e di conseguenza avremo la possibilità appunto di fare molti più video. Allora, le novità del canale. Prima di tutto abbiamo deciso di comprare, o meglio, io ho deciso di comprare un nuovo computer, perché ovviamente il mio computer è un po' vecchio, è del 2000, se non sbaglio 2011 o 2012, e non è un computer da gaming, cioè in teoria non bisognerebbe usarlo per giocare ai videogame o per fare gameplay. Di conseguenza ho deciso di comprare un nuovo computer sia per fare gameplay con la migliore qualità, sia in generale per giocare ai videogame senza laggare o senza problemi. Perché, come molti hanno notato, il mio computer fa abbastanza casino quando facciamo i gameplay. Infatti alcuni l'hanno chiamato reattore nucleare, e c'è un motivo. Eh sì, avete ragione, è veramente molto rumoroso, e il rumore di sottofondo non è mai bello. Di conseguenza ho deciso di comprare un nuovo computer. Come seconda novità, quest'estate abbiamo deciso di concentrarci soprattutto su GTA V. Come sapete, GTA V oramai è uscito da un po', da tipo, credo che sia uscito a metà aprile per PC, e io e Lopelo abbiamo cercato di scaricarlo. Purtroppo sul mio computer, appunto perché è vecchio, GTA V non parte. Ed è anche questo un motivo per cui non riusciamo a fare gameplay su GTA 5. Avevamo detto che li avremmo fatti, ma purtroppo non abbiamo avuto la possibilità. Quindi di conseguenza, comprando un nuovo computer, si spera che GTA 5 parta, e di conseguenza faremo diversi gameplay su GTA 5. In particolare faremo gameplay sulle mod, perché ho sentito che ne stanno uscendo tantissime, molto belle. Ho visto anche qualche video di PewDiePie, sono veramente belle, quindi molto probabilmente faremo appunto dei gameplay sulle mod di GTA 5. Probabilmente faremo dei montaggi, cioè io avevo pensato tipo a delle compilation di mod, invece che fare video di mod singole facciamo dei montaggi dove mettiamo diverse mod, le valutiamo e poi magari le mettiamo dalla meno bella alla più bella. E questa è una cosa. Poi continueremo ovviamente a giocare ai giochi horror, sempre scopo di divertimento, e vedremo se usciranno nuovi fan-made game di Five Nights at Freddy's, e boh, in generale comunque cercheremo di giocare a questo genere di giochi, più GTA V ovviamente. Se stanno per uscire dei giochi belli, interessanti, che secondo voi possono essere appunto divertenti, può essere divertente farci un gameplay, consigliatecelo pure, che ovviamente faremo un po' di giocarci. Altre novità? Beh, abbiamo la bella notizia, è che YouTube ha accettato la nostra richiesta per diventare partner. Quindi adesso il canale delle magiche avventure di Lopelo e Tomato è ufficialmente partner di YouTube. E questo ci darà la possibilità di avere accesso a nuove funzioni di YouTube più professionali, per così dire, per appunto migliorare il canale, i video, un po' la gestione anche del canale.
Come sapete, con la funzione partner ci sarà anche la monetizzazione, ovvero se vogliamo, possiamo mettere della pubblicità nei video e in cambio ricevere soldi. Allora, vorrei già sottolineare questo. Io e l'Europeo non abbiamo intenzione di mettere della pubblicità nei video. Uno, perché sappiamo quanto scassi i coglioni. Due, perché per ottenere qualsiasi guadagno da questa pubblicità bisogna avere almeno 1.000 iscritti. E visto che noi non ce li abbiamo, anche se volessimo mettere la pubblicità, non cambierebbe nulla, quindi non la mettiamo, tranquilli. Però la funzione partner comunque non è importante solo per la pubblicità, ma è importante anche per diverse funzioni, per la gestione del canale, quindi ci darà la possibilità di crescere e di migliorare in qualità. E altre novità, beh, quest'estate ho intenzione di fare un corso di programmazione editing video per migliorare le mie abilità di, potremmo dire, montaggio video, e in modo da fare video di una migliore qualità. E poi, boh, direi che non c'è altro. Direi che ho detto tutto per quanto riguarda le novità. Adesso vedremo se creare magari una pagina di Facebook per espandere un po' il canale di YouTube sulle altre piattaforme, tipo i social network, ma adesso devo ancora decidere bene a modo. E comunque preparatevi perché quest'estate assolutamente faremo un sacco di video. Se durante il periodo scolastico caricavamo un video alla settimana, uno o due video alla settimana, di sicuro d'estate caricheremo molti più video. Potremmo arrivare anche a 3-4 alla settimana, se non di più addirittura. Quindi preparatevi perché ci sarà molto da divertirsi. Giusto. Vabbè, visto che siamo circa 680 iscritti, a me piacerebbe cercare di arrivare a settembre, che come sapete, immagino sappiate, io e l'Opera abbiamo creato il canale a fine agosto, inizio settembre, quindi tipo la fine dell'estate. Se riuscissimo ad arrivare a fine agosto, inizio settembre, a totalizzare 1.000 iscritti, sarebbe veramente grandioso, perché 1.000 iscritti sarebbe veramente un bel risultato, per festeggiare, per così dire, il nostro primo anno di attività su YouTube. Sarebbe molto bello riuscire ad arrivare a 1.000 iscritti, ma ovviamente abbiamo bisogno di un grande aiuto da parte vostra, perché come immagino sappiate, l'ho già detto anche nel primo video vlog, lo ripeto perché io sono un po' ripetitivo, ma ci tengo a queste cose. Siete ovviamente voi che dovete condividere i video che vi piacciono, mettere mi piace, commentare, invitare i vostri amici per assicurare la crescita del canale. Io e l'Opera abbiamo notato che abbiamo avuto una bella crescita nell'ultimo periodo. Abbiamo totalizzato molti iscritti anche al giorno, per dire anche 3-4 iscritti al giorno, che è molto bello. Cioè, per dire, io dico che secondo me i primi 3 o 4 mesi abbiamo totalizzato circa un centinaio di iscritti a malapena. Ma poi, dopo i 100 iscritti, siamo cresciuti davvero tanto e siamo arrivati a 680, cioè gli attuali, in poco tempo. Tra l'altro stiamo per arrivare anche a 100.000 visualizzazioni video totali, quindi un bel risultato, però veramente arrivare a 1.000 sarebbe davvero molto bello per festeggiare anche il primo anno di gameplay delle Magiche Avventure di Roperto Tomato. E per festeggiare ovviamente il primo anno e se ci riusciamo anche 1.000 iscritti, molto probabilmente faremo un montaggio video divertente. Comunque adesso vedremo, dobbiamo ancora arrivarci a 1.000 iscritti perciò. La cosa più importante, ragazzi, è spargere la voce. Se d'estate conoscete degli amici che non sanno cosa fare, non sanno cosa guardare, gli dite: beh, c'è questo canale di YouTube che fa video divertenti e basta, tutto qua, tutto qui. Perciò, questo è tutto, ragazzi. Io direi che non c'è altro per questo video vlog. Era solo, per così dire, un annuncio delle novità che abbiamo deciso di inserire nel canale per quest'estate. Che di sicuro quest'estate il canale diventerà un po' migliore, un po' meglio dell'attuale, si spera. Perciò niente, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere sempre attivi, voi che ci seguite, vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, per gli iscritti che abbiamo totalizzato. Siamo appunto a 680, quindi ci avviciniamo ai 700 e si spera che ad arrivare a settembre riusciremo ad arrivare a 1.000. Bene, ragazzi. A questo punto vi saluto, da Tomato è tutto,
Purtroppo non ce l'ho pelo, come avete notato, ma questo videoblog ho deciso di farlo così proprio io velocemente, perciò lo pelo non l'ho potuto chiamare. Però, insomma, basto io per informarvi di questo. Perciò, ragazzi, a questo punto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.